Vi ricordate di questo video? Vi racconto la storia che sta attorno a quello che è accaduto a Lib LZMA e DXZ. Un'altra carognata simile è accaduta di nuovo, impattando il mondo delle web app. Il video di oggi, infatti, parla del recente supply chain attack che ha coinvolto Polyfill.io, rendendo insicuri oltre 100.000 siti web in tutto il mondo. Prima di cominciare con la storia di oggi, iniziamo dalle basi. Che cos'è un polyfill? Il termine polyfill nel contesto dello sviluppo web si riferisce a del codice JavaScript che permette ai browser più vecchi, quindi più datati, di supportare funzionalità moderne che non sono, o meglio, che all'epoca quando furono fatti quei browser non erano supportate nativamente. Prendiamo come esempio una cosa semplice, il metodo padEnd delle stringhe in JavaScript. Quello che fa questo metodo semplicemente è quello di aggiungere un riempitivo alla fine di una stringa. Come leggiamo in questa pagina, questo metodo è stato introdotto nel 2017, è disponibile nella maggior parte dei browser sempre in quell'anno. Cosa succede se utilizziamo questo metodo JavaScript in un browser più vecchio? Otteniamo un errore. Un polyfill riimplementa questo metodo utilizzando sempre JavaScript e quando un sito internet viene utilizzato da un utente che ha un browser vecchio che non usa questo metodo, viene utilizzata l'implementazione polyfill. Insomma, un polyfill è una sorta di tappabuchi. Per questo motivo, il servizio polyfill.io era stato proposto e veniva utilizzato in tantissimi siti. Questo perché forniva automaticamente tutti quei codici polyfill necessari che, in base ai browser dell'utente, mettevano delle tappe e delle funzionalità che non erano supportate. Questo ha reso infatti lo sviluppo web più efficiente e ha permesso agli sviluppatori di app web o di siti internet banalmente di concentrarsi sulla creazione di applicazioni senza preoccuparsi o comunque ridurre al minimo le varie preoccupazioni date da browser obsoleti. Adesso, prima di proseguire, andiamo a vedere l'altra parte della medaglia. Cosa si intende per un supply chain attack? Questo tipo di attacco, che prende di mira le vulnerabilità all'interno di una catena di fornitura, che si chiama appunto supply chain in inglese, di una certa organizzazione o di un sistema. Nel contesto delle applicazioni web, consideriamo che i moderni siti web caricano decine di risorse da terze parti, come parte della, diciamo, funzionalità regolare, cioè il loro pane quotidiano. Queste risorse che loro caricano da terze parti possono includere librerie JavaScript, vari framework o magari, che ne so, le cose di Google Analytics. E ovviamente i polyfill. Gli sviluppatori dei app e siti web si fidano di queste risorse che loro prendono da terze parti e tipicamente concedono loro pieno accesso alla pagina, inclusi per esempio il DOM, che sta per Document Object Model, i cookie e informazioni sensibili degli utenti. Un supply chain attack va a sfruttare purtroppo questa fiducia. Gli attaccanti compromettono una di queste risorse di terze parti mettendo del codice malevolo in una libreria qualsiasi o altri servizi che inizialmente l'utente pensava erano legittimi e quindi queste risorse vengono compromesse che poi vengono distribuite e il codice malevolo si propaga inconsapevolmente a tutti i siti web che le utilizzano. Ed è per questo che tutta questa storia è una carognata. E questa è una carognata perché, punto 1, è difficile da rilevare questo genere di attacco. Il codice malevolo arriva da una fonte che noi consideriamo o avevamo considerato attendibile. Un singolo componente compromesso può andare ad intaccare migliaia di siti web e inoltre sfrutta, come dicevo poco fa, la nostra fiducia. Nel caso dell'attacco a Polyfill.io, questo è esattamente ciò che è accaduto. Un servizio ampiamente utilizzato e quindi fidato è stato compromesso, trasformandolo di fatto in un vettore
per distribuire codice malevolo in tutto il mondo, proprio una cosa su vasta scala. Polyfill.io è stato originalmente sviluppato come un progetto open source da un Andrew Betts. L'obiettivo era di fornire un servizio che permettesse agli sviluppatori di utilizzare facilmente i polyfill necessari per i loro siti web, migliorando quindi la compatibilità con una vasta gamma di browser. Vecchi e nuovi, non ha importanza. Nel corso degli anni, questo servizio è diventato estremamente popolare. Migliaia di siti internet lo hanno utilizzato, incorporando script da questa, diciamo, URL che vede qua a schermo, nelle loro pagine web. Quello che è accaduto è che a febbraio del 2024 una società cinese chiamata, non so se la pronuncio bene, Funnel, ha acquistato sia il dominio polyfill.io che l'account GitHub associato al progetto. Questo passaggio di proprietà è passato in gran parte inosservato dalla comunità degli sviluppatori. Dopo l'acquisizione, la nuova proprietà ha iniziato a modificare il codice di polyfill.js. Queste modifiche introducevano script malevoli nei siti web che utilizzavano appunto questo URL che vede qua a schermo. Con queste modifiche, qualsiasi script caricato da questo URL avrebbe immediatamente caricato codice malevolo dal sito della società cinese. L'attacco era progettato per essere tra l'altro selettivo e difficile da rilevare. Infatti, prendeva di mira principalmente dispositivi mobili. Quindi le conseguenze di questo attacco sono state, purtroppo, piuttosto gravi. Quello che accadeva è che gli utenti venivano renderizzati in siti fuffa, una marea di siti fuffa. Ma purtroppo questa non era la cosa più grave, perché dati sensibili potevano essere rubati. In alcuni casi era anche possibile l'esecuzione di codice arbitrario sul dispositivo dell'utente. Non vi devo dire io perché questa cosa è gravissima. Perfetto, e vabbè, lo sappiamo, è la storia che si ripete. Ma visto che vi ho detto che tutto era difficile da individuare, come gli sviluppatori se ne sono accorti? E forse è meglio che noi ne riparliamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia dopo le vacanze estive. Io come al solito sono Valerio e oggi parlo del supply chain attack che ha coinvolto polyfill.io. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con gli altri contenuti che porto su questo canale, soprattutto perché stiamo riprendendo, come vi dicevo, dalle vacanze estive. E se volete supportare il mio lavoro, potete anche offrirmi un caffè virtuale utilizzando Ko-fi. Il link lo trovate in descrizione. Adesso proseguiamo e andiamo a vedere come gli esperti del settore si sono accorti che polyfill.io era stato preso di mira. Aziende di sicurezza, come per esempio Akamai, hanno notato dei comportamenti sospetti di polyfill.io e hanno iniziato a investigare a partire dal marzo del 2024. Tutto è iniziato quando attenti ricercatori e sviluppatori web hanno notato comportamenti anomali nelle loro applicazioni che utilizzavano questo servizio. E quindi, quando si ha un minimo dubbio, che si fa? Se ci rimbocca le maniche e si fa un'analisi approfondita del codice JavaScript fornito da polyfill.io. E hanno trovato dei segmenti sospetti e anche un po' offuscati. Togliamo un po', erano offuscati. È inutile che ve lo dica. La notizia ovviamente si è rapidamente diffusa attraverso forum, social media, mailing list di sicurezza. Sono state fatte diverse segnalazioni su GitHub, quindi nel repository di GitHub, e lo sviluppatore originale, Andrew Betts, ha pubblicato diversi avvertimenti sui social media. Google, da parte sua, ha iniziato a bloccare tutti i siti che utilizzavano polyfill.io e, nonostante tutto quello che stava iniziando ad accadere, gli attaccanti cosa hanno fatto? Hanno continuato con la loro attività di... non lo posso dire. La parola che inizia con la S e finisce per
Sì, perché lo dico? Perché hanno tolto le segnalazioni che venivano fatte su GitHub, quindi le hanno rimosse, e lo script alterato, cioè il codice malevolo, ha continuato a reindirizzare gli utenti verso siti fuffa. In risposta all'attacco, ovviamente, cosa si fa? Impariamo da questa esperienza e sono state fatte diverse raccomandazioni. Intanto Andrew Bates ha consigliato di non utilizzare più Polyfill, dato che i browser moderni di fatto non ne hanno bisogno. È stato raccomandato a tutti i siti web di rimuovere qualsiasi riferimento a Polyfill.io e sono state suggerite alternative come l'uso di CDN, poi magari su cos'è un CDN ci faccio un video apposta, come quelli di Cloudflare. Ovviamente andare a capire l'ammontare del danno è sempre difficile, ma si stima che oltre 100.000 siti web siano stati potenzialmente colpiti. Aziende di sicurezza hanno rilasciato strumenti che permettono di scansionare i siti internet per rilevare l'uso di codice malevolo tipo quello di Polyfill. Come sviluppatori ci affidiamo sempre di più a risorse e servizi da terze parte per sviluppare i nostri siti, le nostre web app, tutto quello che sta per essere. E dobbiamo anche essere consapevoli delle potenziali vulnerabilità che, utilizzando codici di terze parti, possiamo introdurre nel nostro progetto. Per gli sviluppatori è sempre importante rimanere con gli occhi aperti e rimanere aggiornati sulle ultime minacce alla sicurezza e devono essere pronti in qualunque momento a ridurre i danni. Perfetto pinguini, spero che questa storia vi sia piaciuta. Grazie per essere stati qui con me anche oggi fino a questo punto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!